quelli con ideali politici non hanno più la possibilità di parlare. Soltanto in fase di elezioni, per la par condicio, abbiamo la possibilità di parlare anche a voi. E per questo vi ringrazio. Dobbiamo partire da un principio. Dobbiamo scrivercelo qui. Noi siamo sotto una dittatura. Ok? Mi chiamo Nicola Fiore, sono di Bari. Sono sempre vissuto in Puglia e a Bari. Quindi conosco benissimo la nostra realtà e conosco anche i nostri problemi. L'unica cosa è che i problemi non sono soltanto miei o dei miei corregionali. Il problema è di tutta l'Italia. Come mai? Ritorniamo al primo punto. Una dittatura. Ma dittatura che significa? Quando qualcuno va a votare e la propria rappresentanza non fa quello che gli dice. Ok? Di conseguenza, noi andiamo a votare per il Parlamento italiano e ipoteticamente sappiamo che loro devono fare quello che noi diciamo. Il problema è che, dovete sapere, l'80% delle leggi che vengono approvate in Italia è di natura europea. Di conseguenza, il Parlamento italiano non è sovrano. Andiamo oltre. Perché ho parlato di dittatura? Perché noi eleggiamo anche in Europa dei parlamentari, dei nostri rappresentanti. Ma questi rappresentanti al Parlamento europeo cosa fanno? Che potere hanno? In tutti i parlamenti democratici il rappresentante parlamentare sente quello che gli dice il popolo, lo mette in pratica e crea delle leggi. In Europa il Parlamento europeo non crea leggi, non può creare leggi perché non è un'entità legislativa. Allora, che le leggo a fare questo Parlamento europeo? A che mi serve? Serve soltanto come passacarte. In sostanza, cosa succede? La Commissione europea, che è l'ente supremo che decide le leggi come farle, viene imboccato direttamente dalle lobby economiche e finanziarie di origine europee e mondialiste e globaliste, i quali scrivono la legge che fa più comodo a loro e poi le fa approvare al Parlamento con la scusa che il Parlamento è democratico perché è la nostra rappresentanza. Però purtroppo le leggi non le fa il Parlamento, ma le fa la Commissione europea. Questo è essenziale perché se io poi in cascata devo ricevere delle norme che vengono dall'Unione europea, che ha creato delle leggi che non ho deciso io popolo, ma le ha deciso una lobby economico-finanziaria, poi arrivano in Italia, vengono recepiti da loro, da questi partiti, e poi arrivano in Puglia, e poi arrivano ad Altamura, e io devo sottostare a queste norme. Perché? Se non è democratico, perché devo sottostare a queste norme? Io a questi politici non do la colpa, come diceva Andrea, di rubare o di fare altro. La colpa è più grave, è di accettare senza problemi il vincolo esterno, un vincolo che viene al di là dal nostro confine, al di là delle nostre esigenze sociali. Quali sono i fondamenti della Unione Europea? Da noi sappiamo il fondamento della nostra Costituzione è il lavoro, ma in Europa il fondamento qual è? La concorrenza. Oltre alla concorrenza ci sarà qualche altra cosa che aiuta tutti noi? No, e anche la bassa inflazione. Ma come la bassa inflazione? Che significa? Ma forse è meglio così ci perdiamo di meno con l'inflazione. Non è così, non è così assolutamente. Quante volte fra di noi, io lo dico giornalmente, non ci sono le trace. Dove stanno questi soldi? Questi soldi mancano perché si deve creare artificialmente una bassa inflazione. A chi fa comodo la bassa inflazione in tutto il mondo? Al capitale. Perché soltanto con la bassa inflazione i loro interessi rimangono costanti. Con un'alta inflazione
i loro interessi perdono. C'è un altro rapporto tra inflazione e occupazione, un rapporto diretto. La Commissione europea ogni anno detta alle nazioni componenti dell'Unione europea quanti disoccupati ci devono essere in quella nazione. Voi non ci crederete, ma è realmente così. Quanti partiti vi dicono queste cose? Sono tutti uniformati, non vi parlano di queste cose. Un anno il 10%, un anno il 13%, e se non lo facciamo potrebbe aumentare l'inflazione. Ecco perché siamo obbligati a questi vincoli. A questo aggiungiamo un'altra cosa. Ci dovrebbero essere delle persone che tutelano la nostra Costituzione, in primis il nostro Presidente della Repubblica. Non manca giorno che Mattarella e compagni, prima ancora Napolitano, abbiano i grandi ideali dei padri fondatori dell'Unione Europea, il grande sogno europeo. Ma questo sogno è un incubo europeo. Mai una volta che difenda gli ideali dei padri costituenti che ci hanno portato progresso e ci hanno portato nella situazione di indipendenza, anche economica. Volevo soltanto farvi capire che è un metodo quello che accade in Europa, è una cosa scientemente studiata. In pratica, conoscete Juncker, l'ex presidente della Commissione europea? Forse non lo conoscete perché ovviamente noi non sappiamo chi ci governa realmente. Vengono tutti da Bruxelles, ma noi neanche li conosciamo. Ora c'è la von der Leyen, prima c'era l'ubriacone, non so se vi ricordate. È conosciuto così. Il metodo Juncker, il metodo europeo, cosa dice? Ora vi leggo un'intervista che ha rilasciato direttamente nel 1999 in un giornale tedesco che si chiama Der Spiegel. Prendiamo una decisione, poi la mettiamo sul tavolo per vedere cosa succede. Se non provoca proteste e rivolte, perché la maggior parte della gente non capisce nulla, noi andiamo avanti fino al punto di non ritorno. Questa è la gente che ci governa, non la gente che noi votiamo in Parlamento italiano. Sono gente, e gente che sta direttamente dove si guidano tutte le direzioni e tutti gli interessi del capitalismo, dell'industria e della finanza. Ecco perché da 30 anni dopo Maastricht noi non vediamo mai la fine del tunnel, perché si allunga ancora di più questo tunnel, proprio grazie a questo metodo europeo. Ma è democratico secondo voi il metodo europeo? Dal 2011 al 2018 la Commissione europea ha emanato 63 raccomandazioni. 63 raccomandazioni. Cosa sono le raccomandazioni? Quello che la Commissione europea impone e vuole e pretende che gli Stati facciano. 63 raccomandazioni agli Stati nazionali europei che indicano come si devono fare tagli alla sanità e rendere privata tutta la sanità. È normale questo? Come tagli la sanità? Noi vogliamo più ospedali, noi non dobbiamo andare a pagare per avere la salute, perché la salute è un diritto universale, lo dice anche la nostra Costituzione, non può essere contrario. Invece loro ci impongono di pagare per curarci, perché non ci può essere vera democrazia se non c'è lo Stato sociale, non ci può essere vera democrazia se non ci sono diritti sociali effettivi. Vogliamo parlare del pareggio di bilancio? Il pareggio di bilancio in Costituzione, dopo Monti, è stato costituzionalizzato. L'articolo 81 dice nella nostra Costituzione che noi non possiamo più spendere per quanto incassiamo. Quindi io dico, io da padre di famiglia, da cittadino pugliese, dico, ma se ho un imprevisto, come faccio a spendere? C'ho una casa diroccata, ho un ospedale da aggiustare,
Oppure ipoteticamente c'è un terremoto che mi richiede uno sforzo in mano. No. L'Europa non ce lo consente. Non lo vuole l'Europa. Di conseguenza, che devo fare? Per imparare quello, devo sottrarre a qualcun altro. Noi non ci siamo a questa logica. Non può vincere la logica dell'economia sulla logica del diritto sociale. Non ci può essere libertà reale fino a quando non avremo di nuovo il diritto e fino a quando non avremo riposizionato al vertice delle nostre istituzioni la Costituzione, non la Commissione Europea, non il Parlamento Europeo, che sono dei fantocci. Perché ci presentiamo a voi? Perché, come dicevo prima, tutti i parlamentari, tutti i gruppi politici sono uniformati. Noi siamo gli unici avversi, non cautamente e in maniera modica, contraria all'Unione Europea. Noi siamo avversi all'Unione Europea e anche ai suoi trattati. Di conseguenza noi vogliamo recedere dall'Unione Europea, come del resto ha fatto anche l'Inghilterra. Non li chiamate deficienti, loro non avevano neanche il cappio al collo della moneta unica, se ne sono usciti. Per questo io dico, noi popolo sottomesso a questa dittatura economica, possiamo liberarci soltanto in un modo, votando, non votando la persona più utile, ma votando la persona più giusta. La lista è più giusta, il candidato presidente è più giusto. Quindi invito tutti, voi di Altamura, a segnare il simbolo RI, riconquistare l'Italia, e dire tutti insieme, zitta Europa, qui comanda il popolo sovrano pugliese. Grazie. Bravo.